La mia scelta per terapia culturale fu un po', diciamo, non fu del tutto libera, perché la situazione è tutta. Io ho fatto il militare, ero laureato e vinci una borsa di studio del Ministero che usufruivi nell'Istituto di Energia, diretta dal professor Calogli, che mi affidò al mio relatore di tesi, era il professor Calogli. E dovevo studiare i minerali organiferi. Caravelli, poco dopo, vinse il concorso a cattedra e fu chiamato alla cattedra di mineralogia di Mario. E mi disse che lui aveva la possibilità di darmi un posto di assistente incaricato per il momento, però c'era un però che bisognava in tutti i modi mettere su a Bari un reparto di cristallografia strutturale, perché in quel senso lì a Bari non c'era nulla. C'era un reparto molto funzionante di chimica, di strutturistica e chimica, c'era il professor Montiglione Scappurin, Balbano, Pompa, per non che funzionava benissimo. Però da parte dell'energia non c'era nulla. Era quindi completamente diverso la situazione che c'è attualmente, perché la cristallografia a Bari è uno dei nulli fondamentali, diciamo così. No? E quindi un pochino di merito, dicevo, ok. Allora Caravelli mi dice, se vuoi imparare la cristallografia, io non è che ti posso insegnare. Devi in tutti i modi andare da Mazzi, da professor Mazzi, che è, lui lo chiamava il venerato di Beda, perché aveva una stima infinita di Mazzi, e va lì e cerca di imparare. Allora io andai a Bari, andai a Pavia, armi e bagagli, aspetti di circa un annetto e imparai abbastanza. La cosa tragica fu quando mi trovai da solo a Bari, non c'era niente, c'era una Weissauer chiusa in un cassetto, insomma, immaginate la fatica. E sicché continuamente scriveva a Mazzi, professore, qui come devo fare, professore, sì. Quindi la mia nascita, che poi insomma, ha avuto un'evoluzione abbastanza positiva, poi io dopo sono tornato in Toscana, da Mario sono stato benissimo, sono tornato in Toscana, qui a Firenze, anche perché avevo necessità di entrare più vicino per motivi personali. Quindi la mia scelta della cartografia fu questa e devo dire che insomma, mi sono trovato molto bene.